Buonasera, buonasera. Sì, per oggi. Allora, mi faccia un attimo controllare. È un qualcosa di particolarmente elaborato, oppure possiamo anche eventualmente ritagliare proprio giusto un paio di istanti. Per sicurezza, perché essendo che dobbiamo appunto fare un trattamento di questo tipo, dovrò stare molto vicina e quindi per sicurezza tutta la normativa per il Covid, appunto. Ok, certo. Va bene. Allora, si fida di me, vuole che chiediamo qualche altra collega, insomma, aveva una preferenza su qualcuno oppure differente? No, vabbè, essendo che sì, non è proprio una cosa semplice, però comunque ci proviamo. Non le dico, l'altro giorno ho trovato un ragazzo che è venuto a farsi la barba, c'aveva le pulci dentro, quindi guardi, lasciamo stare. Allora, direi che possiamo iniziare subito applicando un po' di schiuma da barba. Possiamo iniziare? Ok. Come scusi? È molto delicato, molto. All'interno abbiamo anche l'olio di avocado, quindi abbiamo anche una sicurezza in più, ma è uno tra i migliori prodotti in commercio in realtà. Ok, non esageriamo con le quantità, però comunque dobbiamo andare a ricoprire un buon strato e anche a garantire una completa protezione. Questo sì, assolutamente. Ok. Aiuto. Aiuto. Questo è uno strato proprio. Bello consistente. Io direi che possiamo andare ad applicarne un po', intanto. Siamo un po' buffo in realtà, un pochino sì. Sì, per sicurezza sì. Assolutamente.
Esatto, poi è una zona veramente molto delicata, anche magari nella zona del collo in realtà. Sì. Terminiamo. Sì, forse, in realtà forse sì. Ok. Andiamo leggermente anche sotto. Ok. Mi sembra però che in realtà aderisca anche molto bene. Metterei ancora un pochino qui. Ok. Sotto. E poi un pochino sopra. Che mi sembra la zona che ci manca, giusto? Allora, come le sembra? Ha aderito bene? Si sente comunque rilassato a suo agio o preferisce applicarne un pochino in più? A posto così. Molto bene, perfetto. Allora adesso, se lei è d'accordo, io passerei appunto al trattamento effettivo. Se per caso, essendo che ha una barba molto lunga, dovesse esserci qualche complicanza, eccetera, possiamo aggiustare qualcosa con la forbicina, eventualmente, soprattutto nelle zone laterali o qui, se è una zona molto delicata, però per il resto assolutamente no. Partiamo ovviamente da un qualcosa di sterile, sigillato, chiuso. Quello io deciderei mano a mano, anche per essere sicuri in generale. Allora, rimuoviamo senza farci male insomma, la confezione di plastica protettiva. Ok, mi sembra a posto. Io utilizzo questa qui. Non farà male, però deve stare assolutamente ferma, altrimenti ho paura di fare qualche micro, micro, micro taglietto e di sbagliare eventualmente qualcosa, quindi quello è l'importante in realtà. Ok, allora, se per lei è tutto a posto, sento suo agio, possiamo iniziare. Certo. Allora, farei innanzitutto la zona centrale. Com'è? Un po' buffo, ma... Ok, sì, certo. Eventualmente, se dovesse esserci... Dico, esserci qualche complicanza, questo è un olietto e lo andiamo ad applicare subito, se per caso ci dovesse essere proprio qualche... eventualmente qualche micro, micro ferita. Certo. Sì, è un po' la particolarità. Ok, adesso mi dedicherei a questa zona e poi eventualmente alla zona del collo, però attenzione anche lì perché è molto delicata. Sì, perché è una lama molto potente, anche se delicata, quindi bastano veramente pochi istanti. È una delle sue caratteristiche o delle sue peculiarità, insomma.
Quindi fare la zona laterale e infine poi possiamo andare a fare qualche aggiustamento con la forbicina, proprio per quei micro peletti, se per caso, sì, proprio una cosa super leggera in realtà. Ok. Facciamo nella zona laterale. Sì. Può succedere, è un po' strano, ma può succedere, non si preoccupi. Qualche peletto con le forbicine, ma giusto proprio una piccola aggiustatina veloce. Allora, qui e soprattutto sotto. È perché andiamo proprio a lavorare su una zona delicatissima, sensibilissima della nostra pelle, del nostro corpo, ma in generale qualsiasi ambito, quindi bisogna fare molta attenzione. Sì, ma ho già fatto. Facciamo anche di qua. E sotto proprio in questa zona, perché è proprio un po' come la parte interna del nostro braccio, sono tutte quelle piccole cose che però cogliendole andiamo ad evitare eventuali taglietti, microferite, insomma, è sempre proprio una cura, un'attenzione in più verso se stessi. No, devo dire no, pensavo anch'io, ma in realtà no. Sì, certo, ma poi dipende un po' anche in realtà dalla consapevolezza della gestione che ha lei, perché se magari è una cosa che fa settimanalmente, oppure mensilmente, dipende anche dalla lunghezza. Noi stiamo facendo un trattamento di pulizia generale, capito? Esatto, sì. Poi esatto, ci sono i vari trattamenti specifici anche in base poi alle esigenze del cliente. Ok, allora andrei a rimuovere tutto ciò che abbiamo fatto. Ok, partiamo dalla zona centrale. Un po' qui. No, 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 è proprio in superficie, molto leggero. Sì. Tamponiamo leggermente. E anche qui sotto. Benissimo, ottimo. Allora, individuiamo subito se ci sono delle
delle micro ferite che magari mi sono sfuggite, un piccolo taglietto, qualcosina, soprattutto in questa zona, nella zona laterale, nella zona vicino alla bocca, alle labbra, vede delle micro ferite, dei micro taglietti, qualcosa, o sente che magari le brucia un pochino. Ok, noi comunque applichiamo l'olietto soltanto per una maggiore sicurezza. Ne prendo un pochino. Sì, è proprio su. Esatto. Giusto una goccia. Ok, e lo andiamo ad applicare. Molto in generale, in realtà. Benissimo, io comunque questo glielo lascio perché è proprio un olietto che se eventualmente succede qualcosa, allora può essere applicato come proprio protezione generale, quindi per essere sicuri e stare tranquilli. Però eventualmente se dovesse avere una microferita o procurare un micro taglietto, questo qui è un olietto specifico che va ad attenuare la ferita, alleviare il bruciore. Esatto, se per caso deve fare la barba, si figuri. Certo, per completare, non so se si ricorda che all'inizio abbiamo utilizzato questa schiuma da barba che, diciamo, ci serviva prevalentemente anche per andare ad ammorbidire la pelle, i peletti, per andare a effettuare una rasatura completa. Questa è l'abbinata con la crema che ci permette di... ci permette di effettuare una rasatura efficiente al massimo al 100%. E chiaramente è una crema con una consistenza super. Allora, ne preleviamo un po'. Guardi che texture super cremosa, fluida. È proprio molto confortevole, veramente sì, molto molto molto. Allora, andiamo ad applicare una noce di prodotto. La stendiamo bene sulle mani. Sì, esatto, esatto. E andiamo ad applicare generalmente in tutta la zona trattata. Ok. Benissimo. Allora, molto bene. Come si sente? Ottimo. E no, assolutamente la consideriamo come una consulenza, un servizio gratuito. Un piccolo massaggino con il pennello. Un momento coccola. Ricordo. Noi siamo disponibili in qualsiasi momento, soprattutto anche tramite social, cioè la nostra pagina Instagram, il nostro contatto su WhatsApp. L'unica cosa è che appunto non siamo disponibili il lunedì perché siamo come insomma dei parrucchieri, quindi il lunedì non siamo attivi. Non facciamo nessun trattamento, nessun servizio, è il giorno di chiusura, insomma, in poche parole. Sì, perché è molto delicato, va a appoggiarsi leggermente sulla pelle ed è come una nuvola, una coccola, soprattutto questo, a forma di ventaglio, scelto appositamente, esattamente. Ok.
Ottimo, lei si considera soddisfatto? Benissimo. Allora, lei ha i miei contatti, quindi per qualsiasi cosa sa dove può trovarci, mi raccomando. E il lunedì non siamo attivi per motivi, insomma, il nostro giorno di chiusura, di riposo, insomma. Sì, certo. Eventualmente sì. La ringrazio molto. Arrivederci, buona serata. Arrivederci.